Bene, salve ragazzi. Siamo qui oggi per offrirvi una finestra su quella che è la cultura culinaria americana. Raffinata. Raffinatissima, insomma, top level. Quelli che vedete davanti a noi sono i prodotti della peggior, peggior specie che sia possibile trovare in negozietti come il 7-Eleven, tutti questi negozietti aperti 24 ore su 24 in cui qualsiasi cosa si compri l'apporto calorico è veramente devastante. Quindi niente, siamo qui a farvi vedere quali sono, facciamo delle piccole recensioni, mini recensioni di tutti questi prodotti e assaggiamo in diretta. Abbiamo schivato ovviamente la Coca-Cola alla vaniglia, le cose banali, quelle, le cose banali sono per principianti. Dobbiamo scegliere, cominciamo. Si comincia. Vai Francesco, scegli voi. Devo scegliere io. La prima arma. Devo scegliere io. La prima arma. Io direi di cominciare subito dalla cioccolata. Va bene. Ok, abbiamo due belle barrette di cioccolato, una alle patatine e una al bacon. Quindi, allora, patatine. È un abbinamento normalissimo, no? È un po' sciolto. Si è un po' sciolto. Caldissimo. Oh, tieni. Aspetta. Vai. Prego. Va bene. Prego. Vai. Alessandro che dice? È ma quasi adesso buono. Si sente solo il cioccolato. Attenzione. Quindi è buono. C'è qualcosa che crocchia. Bocciato. Delusione. È un fail. Questo è un fail. Cominciamo un fail clamoroso. 4. Clamoroso, 4. 4, voto 4. Voti tutto unanime, 4. Ne bevo. Vogliamo provare questo? Vai. Questo è cookies and cream, credo che ci deluderà anche questo. Cioccolato. Perché... Ma io direi di mangiarne una dose. Ah, cioè tu vai, intanto la linea qui, il pulpino di ieri. Questo mi ricorda il nostro Biancori. Bravo, bravo. Molto buono. Ora beviamo. E qui cominciano i dolori. Dottor Pepper. Beh, questo è un classico. Allora, la Dottor Pepper, io conosco solo una persona a cui piace, il Moglioli. È vero. Ciao Umberto. Allora, la Dottor Pepper, cioè, è veramente difficile definirla. È una è gasata, innanzitutto è molto gasata, quindi state attenti, direi. Bestemmio in diretta. No, non l'ho finito, tecnicamente non è una bestemmia. Ma Dottor Pepper, dicevo, è davvero difficile definire che cosa sia. È una miscela di spezie strane e aromi naturali. Allora, sembra Coca-Cola, ma non lasciatevi ingannare. Ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Ma come fai, Umberto? Umberto, questa sa di medicinale. Ecco, sì. Mi ricorda qualche medicinale. Il muco salvato. Il muco salvato. Cioè, abbiamo trovato. Questa foto. Mamma mia, 5 3 su 3. No, per me è 3. Cioè, per me fa schifo sta roba, ragazzi. Salato, perché dopo sta la fascia. Salato. Turbo. Questi sono dei fusilli. Questi non erano. Francesco, che cazzo hai preso? Questi sono dei fusilli rossi. Cosa hai comprato? Che ti lascia, cioè, questo colorante. Cosa hai comprato? Ti puoi fare i tatuaggi volendo. Prende tu bocca con lo sturbo sflama. Guarda, proprio lo sturbo. Almeno due bisogna mangiare. No, cioè, sono piccantine. Ma il sapore non è così. No, il sapore è buono. Queste sono buone. Li teniamo, secondo me li teniamo per pulirsi la bocca fra una merdata. Prende tu bocca. A me? Allora. Io sto vacillando. Parentesi M&M's. Qui, cioè da noi le M&M's si trovano quelle con la cioccolata e quelle con la nocciolina. Sì, con la nocciolina. Basta. Forse quelle... basta. Qui ci sono quelle con la mandorla che sono buone e poi ci sono quelle per i malati di mente. Hanno dentro tipo i pretzel, il burro di noccioline, queste che si chiamano birthday cake, cioè hanno dei pezzettini di torta di compleanno dentro. Troviamo queste... Sono abbastanza classiche, insomma, però... Queste sono almond. Burro di nocciolina. Sono buone. Sono morbide, cioè non c'è la nocciolina dentro. Buona. Onestia. Queste, secondo me... Queste sono col prezzo. Buone. No, buone, ma seca, cioè... Dammene un po'. No, tieni. No!
per me bocciata, cioè c'è dietro. Vedete, troppo, c'ha detto gusto troppo salato. Ma guarda la torta di compleanno. Birthday cake. Io sto male, io ve lo dico. Secondo me ha fatto reazione allergica a qualcosa, sono allergico da poco. Questa ragazzi che merda. Questa cos'è? Ragazzi che merda. Ragazzi che merda. Sa di detersivo. Il fatto è che non si può bere un cazzo per togliersi il sapore, c'è solo la torta. Santo Dio. Allora, si vede adesso, tutto bene. Vi chiederete perché siete così pazzi da averne comprate 5 litri. No, 2 litri. Perché non si può fare altrimenti? Non si può fare altrimenti. Questa è la dose minima consigliata. Da ben alla 99 centesimi. 99 centesimi. Modica cifra di 99 centesimi. Notare che se andate a prendere una bottiglietta d'acqua da mezzo litro la pagate 3 dollari e mezzo. Questa è la root beer. Altra bevanda classica della tradizione dei coloni. I pellegrini, i padri pellegrini, portavano questa... Questa merda. Lungo le praterie del West. Ragazzi, cioè questa sa di Lister. È Lister. Questa è Lister. Potete farci gli sciacqui così. Alla goccia. No. Andrea, dai. Non ce la fa. Oddio. Ce l'ha ancora in bocca. Ce l'ha ancora in bocca. Ce la fa, ce la fa. Bene, allora direi... Oh, Snowball, l'abbiamo prese. Però queste sono due, mi spiace, e vanno messe in bocca tutte. Quindi... Marshmallow ricoperto di cioccolata con dentro della crema e sopra delle scagliette di cocco. Oh... No, Francesco. No! 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 No. Oh. È anche buona. No. Mm-hmm. No. Mm-hmm. No. No. Fa schifo. C'è dentro la gelatina, quella che c'è dentro. Ragazzi, io questa non ce la faccio mangiare. È una merda totale. Mamma mia. Ma cos'era? Ma cos'era sta roba? Siete dei pivelli. L'ho mangiata tutto. Mamma mia. Ma la gelatina, ma perché la gelatina? È arrivato il momento. Questa è no. Acquetta di cetriolo. Forse può. Forse può. Ok. Ma come si fa a pensare a una roba del genere? Quale società riesce a produrre, pensare e imbottigliare della roba così? È il momento. Allora, queste ce l'ha vendute Andrea come una tradizione, prelibatezza tradizionale. Sono le Pop Tarts, si scaldano un attimino nel microonde o nel tostapane, cioè gli zuccheri. Cioè i valori glicemici che mi stanno. Quindi io vado a scaldarli adesso. Esatto. Esatto. Torno subito, Dicevamo, queste dentro c'hanno dello zucchero di canna e della cannella. Tieni, caro. Grazie. No. Va bene. Vabbè, possiamo andare a più. Queste vanno bene, però. Sì. Cioè, capito, arrivano... È un po' pesante, È un po' pesante dopo tutto quello che abbiamo mangiato. Bene, ragazzi, siamo arrivati al punto di non ritorno. No, Francesco, no. Io non no, no, mancano qua le bibite. Questo io non lascerei più. No, dobbiamo affrontarlo. Dovete sapere che questo è il clamato. Che cos'è, vi chiederete voi? Bene, è succo di pomodoro con dentro del brodino di vongola. Ah, perché fanno un cocktail che è il Bloody Caesar, che è come Bloody Mary, però c'è anche un po' l'aroma di vongola, sai, perché la sera, quando uno va a fare l'aperitivo, chi non vorrebbe avere un po' di aroma di vongola? Un po' di vongola. Cioè, a me questo fa veramente paura. Sciacquiamo i bicchieri. Ah. Non vanno usato, non guardare giù. Pronti? Non guardare giù, Francesco. Pronti? Pronti. Dai.
No, io non l'ho bevuto, ragazzi. No, ragazzi, no, 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 non è così male. C'è un po' di frumento. Madonna. Culo, va. Ma te che. Ma è il mio nuovo cocktail preferito. Merda. Cioccolata bacon, cioccolata bacon. Tieni il bacon. Tieni la cioccolata con il bacon. Tieni la cioccolata con il bacon. Tieni la cioccolata con il bacon. Il cioccolato copre troppo gli altri sapori, secondo me. Però non sa di bacon, dai. Si sente il salatino. Il sale. È come cioccolato salato. Beh, allora. Perché non gustarsi un buon pure protein? No, sì, okay. Io sento ancora le bombe. Sì. No, è una roba schifosa. La latte Nesquik. Sì, sembra. No, c'è una quina con dentro di so... È una merda. Sputa, sputa. Cioè. Santo Dio. No, io non. Cioè, ragazzi, io non ce la posso ma fare. Ma come si fa? Non ce la posso fare. Ma fra l'altro è prodotto dalla Società Nazionale contro la sclerosi multipla. Ah, beh. Le strisce gommose alla pigna colada. Vabbè. Ma fanno cagare poco. Mamma mia. Fanno cagare. Fanno cagare. Porca puttana. Fanno cagare. C'hanno questo gustino salato. Bene, adesso siamo arrivati alla fine. Abbiamo finito? Abbiamo finito, madonna. Ognuno. Allora, ognuno sceglie per l'altro un'altra roba a cui dare un morso o un sorso. Devi dare un'altra sorsata al nutri. Al... No. Ah, cazzo. No. È troppo scontato. È troppo scontato. No, no. Ah, pronti? Prontissimi. Pronti? Prontissimi. Salute. Salute.